Buonasera amici del Tornante, siamo con Francesco Savoia, fresco campione italiano della categoria Racing Start RS3. Ciao Francesco. Ciao, buonasera. Cosa rappresenta per te la parola auto? La parola auto è una parola che mi accompagna sin da bambino. Infatti, come si può vedere nella mia vita, sono un appassionato di auto e non solo, di motori, di veicoli con motori e con ruote in generale. Però in questo caso parliamo di auto perché quest'anno appunto mi sono cimentato nel mio primo campionato assoluto in salita e come sappiamo vincendolo al primo tentativo. Quindi la parola auto per me significa tutto. In questo preciso momento della mia vita significa tutta la passione che ho. Quali sono stati i tuoi primi passi nel mondo delle corse? I miei primi passi nel kart sicuramente quando ero ragazzino. Mio padre mi portò in pista una volta a vedere una gara di kart e quindi lì mi appassionai e da allora ho cominciato a chiedergli il kart quasi tutti i giorni fino a quando non l'ho ottenuto. Il primo approccio l'ho avuto a 8 anni circa. 2016, ritorno come abbiamo detto a un campionato intero e subito vittoria. Come mai CVM e non pista? Beh, CVM sicuramente perché si risparmia confronto alla pista. Io ho fatto un po' di gare in pista, ho corso nel 2006, nel 2007, nel Cino Cup, nel 2009 mi sono avvicinato a fare qualche gara di europeo con la Clio, ma cioè, immagina che per fare una gara con la Clio all'epoca si spendevano circa 10.000 euro, oggi non so, sicuramente qualcosa in più. E diciamo che io con 10.000 euro sono riuscito a fare tutto il campionato. L'ho fatto in maniera economica, grazie alle amicizie e grazie a tutta la gente che mi circonda, tipo il team Sabatelli che mi ha aiutato con niente praticamente, soltanto per veramente pura passione. Siamo riusciti a fare tutto il campionato in maniera realmente economica. Da pensare che anche a livello di pneumatici ne ho funzionati soltanto 6 a Sarnano e con quelli ho fatto tutto il campionato. L'abbiamo realmente fatto in economia. Poi c'è l'amico Antonio Cofano di Auto Consulting che si è occupato dell'elettronica, ci abbiamo lavorato tantissimo, anche lui in maniera totalmente gratuita nei miei confronti perché è una persona comunque che vuole avvicinarsi al mondo delle corse e abbiamo fatto questo esperimento con me. A quanto pare è riuscito benissimo. Quanto ha influito la gara di casa, la Fasano Selva, nella tua scelta? Beh, sicuramente tantissimo, perché mio padre, essendo un appassionato di auto come me e di corse soprattutto, lui è un venditore d'auto da oltre 30 anni, quindi lui è sempre stato appassionato e mi ha sempre portato con sé sin da piccolo alla Fasano Selva, appunto. Poi il fatto che mia nonna abitava Sul all'arrivo, praticamente percorso. sul percorso, sì, all'arrivo, influiva molto questa cosa qui, perché di domenica noi andavamo sempre a pranzo da mia nonna e quindi io vedevo le auto passare dopo aver tagliato il traguardo. Quello mi affascinava tantissimo. In più mio padre mi ha portato poi, quando ero un po' più grandicello, a vedere le gare, ma io sin da piccolo ricordo ancora che dicevo a mio padre che non appena prendevo la patente mi sarebbe piaciuto fare una gara in salita, appunto la Fasano Selva. Poi nel 2001 l'ho fatta per la prima volta e da allora non mi sono più fermato, l'ho fatta quasi ogni anno, tranne il 2006 e 2007 che avevo una concomitanza in pista. Fasano Selva, appunto. Ricordi la tua gara più bella? Con quale mezzo e quale il pilota che ti ha messo più in difficoltà? Allora, la Fasano Selva più bella, con la macchina più bella in assoluto, sicuramente ce n'è più di una, ovvero mi è piaciuto tanto farla con l'Osella,
e mi è piaciuto tanto farla anche con la minicar, che a livello di guida ha una percorrenza in curva che sinceramente non mi aspettavo, mi ha colpito molto. E poi ovviamente con l'Osella si fanno delle velocità più elevate, inizi a sentire poi con le velocità il carico aerodinamico, la tenuta, la frenata, sono tanti fattori che appunto mi fanno dire che una delle macchine più belle da guidare è appunto un prototipo. In CVM quest'anno il tracciato più impegnativo è quello che ti piace di più. Allora, più impegnativo forse da imparare di quelle che ho fatto, perché io ne ho saltata qualcuna, ho saltato Trento, che comunque ho fatto nel 2003, ma ovviamente parliamo del 2016, non posso citarlo, quindi citerei Sarnano, che è quello che mi ha dato un po' più di difficoltà, ma soltanto per la lunghezza, mi ha occupato un po' più di tempo per memorizzarlo. E quello che mi è piaciuto di più è che a guardarlo così a primo impatto può sembrare semplice, ma a farlo a certe velocità effettivamente non lo è. Gubbio, è stato Gubbio perché è velocissima, mi ha veramente impressionato a livello di velocità. Poi farla, ripeto, non è difficilissimo o impararla perché le curve sono quasi tutte visibili, però è camminare in una certa maniera che veramente impressiona. Il pilota che più ti ha Ah, il impressionato? pilota che più mi ha impressionato, ma il mio avversario Sì, di quest'anno? sì. Beh, sicuramente c'era come Angelo Conte, che inizialmente io infatti veramente puntavo su di lui e pensavo che fosse stato lui di nuovo il vincitore quest'anno, in quanto era il suo terzo anno con la stessa vettura, per conoscenza anche dei tracciati, io non mi aspettavo assolutamente di vincere il campionato. E devo citare anche Marco Carpello, che mi è arrivato veramente molto vicino nelle poche gare che lui ha fatto. Categoria Racing Start, pregi e difetti dell'attuale regolamento. Allora, l'attuale regolamento diciamo che non è chiarissimo, in quanto il regolamento dice che bisogna attenersi al manuale d'officina della vettura. Io sinceramente ho visto che nelle altre categorie Racing Start ci sono stati determinati problemi. Io sinceramente problemi nella mia categoria, nell'RS3, non ne ho avuti, perché comunque, tranne il discorso delle gomme che non si trovavano inizialmente, un piccolo disguido per quanto riguarda degli Yokohama che non si potevano utilizzare, che poi comunque è stato risolto, anche se comunque non, nel corso dell'anno non se ne trovavano, comunque io di questi problemi non ne ho avuti perché, come ho detto prima, ne ho usate soltanto 6, ne ho funzionate 6 a Sarnano e con quelle sono andate avanti. Quindi io personalmente problemi non ne ho avuti, anche perché tra di noi non ci sono state Acredine. vicende strane di reclami o di problemi, quindi noi siamo andati così bene per tutto il campionato. Francesco, con quale auto vorresti correre nel prossimo futuro? L'obiettivo sarebbe quello di tornare in pista, perché io da lì che ho cominciato da ragazzino, quindi mi piacerebbe ritornare, anche perché mi piace il contatto diretto con l'avversario, mi piace un po' meno, non è che non mi piace, arrivare su e confrontare i tempi. L'obiettivo sarebbe quello, poi se dovessi necessariamente restare in salita mi piacerebbe correre con un'Osella, uno sport sicuramente. Progetti per il prossimo anno? Progetti futuri al momento non ce ne sono, perché io ho pensato di chiudere questo campionato principalmente e concentrarmi solo e unicamente su quello. Dovrei cominciare adesso a pensare se comunque
sempre in base al budget che riesco a trovare, se fare pista o ancora salita, e sicuramente non lo farò con un RS3. CVM, ringraziamenti. Ringraziamenti ce ne sono tanti da fare. Io, come ho citato prima, devo ringraziare tutto il team Sabatelli che mi ha dato una mano, non solo a livello meccanico, ma anche umano. Devo ringraziare l'ingegnere Antonio Cofano di Auto Consulting, che, come ho detto prima, abbiamo lavorato veramente tantissimo sull'elettronica. Un ringraziamento importante va agli sponsor, perché giustamente io senza di loro non avrei assolutamente disputato questo campionato. Anzi, devo ringraziare anche altra gente, sempre sponsor, che a metà campionato, quasi addirittura alla fine del campionato, sapendo che non ce l'avrei fatta col budget a completarlo, si sono offerti di aiutarmi. Voglio ringraziare il presidente della Puglia Corse, Vito Micoli, per essere stato sempre a mio fianco ed avermi aiutato in qualsiasi occasione. Voglio ringraziare Vito Guarini, anche il presidente di Greta Racing, che mi ha aiutato anche lui per quanto riguarda il proseguo del campionato, anche quando ha visto che c'erano delle piccole difficoltà. Tutti i tifosi, tutta la gente che mi ha sostenuto, perché durante i weekend di gara comunque ho ricevuto l'appoggio di tanta gente che mi ha seguito, non solo sulla pagina di Facebook, ma anche telefonicamente, un sacco di telefonate, di messaggi. Non so se dimentico qualcuno adesso, comunque volevo ringraziare tutta la gente che ha fatto parte della mia vita in questo periodo del campionato. Un saluto per i tuoi tifosi. Senz'altro, un saluto e spero di vedervi, cioè spero che possiate seguirmi anche l'anno prossimo in un campionato sempre agguerrito come quello di quest'anno e con una vettura più performante. Grazie per la disponibilità da Grazie a tutti gli voi. amici del tornante e ci vediamo in pista. Ci vediamo in pista domenica.